Buongiorno a tutti. Siamo qui con la nostra Tabita che sta raccogliendo appena tornata dal lavoro altro materiale. Vediamo rana cuore striata. Io sto cercando di farle fare tutte le adesso è tesa perché è il lavoro stressante, gioia mia, sei giardiniera, però dovrebbe essere un bel lavoro. E lui sta preparando i ravioli vegetali perché tutti hanno fame, quindi la piccolina è tornata. Oh, poverina, ha bisogno di attenzione, santo cielo, è tornata dall'asilo in questo modo qui. Intanto dormi, tesoro, va, perché almeno dormire, tanto fame non hai per ora. Invece lui ha preparato i ravioli vegetali, poi lei mi chiama i gattini per mangiare, chiama l'animale per mangiare bacon, chiama l'animale per mangiare egg, chiama l'animale per mangiare bread e poi mangi anche tu. Ma sta cosa che identificano i pesci in qualunque momento della giornata, me la spiegate? Comunque qua fa freddo, questa cittadina è piuttosto fredda. Io vorrei solo vedere, allora, ma li hai messi in forno i ravioli vegetali? Vanno in forno? Non ho capito, Neville. Tesoro, ma i ravioli vegetali non vanno in forno. Ha fatto il pan de moi. Ah no. Ok, allora chiama a tavola, così mangiano tutti insieme. E chiama a tavola. Perfetto. E anche tu mangia, tesoro mio, non giocare con la lucettina. Mangia, che poi vediamo se mamma ti porta nel regno della magia. Anche se lei nel regno della magia ha poco da fare ormai. Più che altro fare duelli per gli ingredienti. Io voglio intanto vedere quali sarebbero le pozioni che può fare. Allora, dell'immortalità gli manca il Morcubus, che è un sim, uno di quei simmini. L'aura magica gli manca il pesce rosso, gliene mancano Baconite e salmone. Questa qui gli manca il gurami sbaciucchione, rana cuore maculato e ciliegia. Le ciliegie dovremmo averle noi, se no le compriamo e vediamo se le abbiamo le ciliegie. Vediamo. Pianta innestata, melo, ciliegia e denaro, quindi ok, l'ha innestata con i frutti del denaro, benissimo. Ciliegio ce le dovrebbe avere, ormai le ho fatto fare la super vendita, infatti guardate, sono a 18 con tutti i frutti del denaro. Va bene, allora vai a lottare per gli ingredienti, tesoro. Facciamo dei bei duelli per gli ingredienti e stavolta ti porti dietro la tua bambina grande. E lui si deve occupare. Mamma mia, piccina, com'è messa male sta bambina. Proprio messa male. Boh, appena hanno finito di mangiare, andiamo al regno della magia. Eccoci qua. Allora, proviamo a lottare con lui. Tanto, al limite perde, eh? Quindi facciamo magia, duello magico, duella per gli ingredienti. Lui dovrebbe averne parecchi. Sì, però sono sicura che non ce la fa a vincere contro di lui. Però vediamo. Tutto è possibile, il famiglio è inutile evocarlo perché tanto non ci aiuta nemmeno un po'. Dai, vediamo. Cerca di vincere, Tabita, dai, ormai sei potente tu, eh? No, mi sa che
con lui le va male. Che bello sto paesaggio, ragazzi, è troppo bello. Sembra davvero è un regno magico proprio. Adesso vado anche lì, eccola lì, lo sapevo io. Niente da fare, vediamo un attimo i problemi che ha, che glieli facciamo accontentare così poi la mandiamo a comprare gli ingredienti, perché io non so questi qui se sono bravi, non sono bravi, se hanno ingredienti, e vicolo degli incantatori. Vola qui. E vediamo se lì c'ha qualcosa di nuovo, perché l'unica qua è cercarli qui, compra ingredienti per le pozioni, vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Dunque, il gurami sbaciucchione ci voleva e ne prendiamo due. Metallo mortale dovrebbe averlo, ma gliene faccio prendere altri due. L'ottenio gliene faccio prendere altri due, la rana terriccio maculata ce l'ha, ma gliene faccio prendere un'altra. Tutto il resto ce l'ha. Non ci sono trofei sim. E qui vediamo i cristalli, però non mi sembra che le mancassero i cristalli. Vediamo un po'. Poi la mando un attimo sui campi di battaglia, che lì so che c'è. Allora, l'opale di fuoco 2, rubino 2, tanto ormai è veramente ricca lei, e turchese 2, questi qui non si ci vogliono sempre. Ma no, vai a casa, va, che è meglio. Ok, mentre lei dorme, diamo un'occhiata ai progressi delle bimbe e facciamo fare un quadro a Neville. Perché sei a disagio, Neville? Perché c'è disordine. Allora, vediamo dov'è sto disordine. Riponiamo questi, che è un peccato. Poi vediamo sto disordine dov'è. Bravo, metti in ordine. Adesso sei felice e mi fai un dipinto. Dovrebbe avercelo all'esterno il cavalletto, no, ce l'ha nell'inventario. Per cui gli facciamo fare un bel dipinto. La bambina sta controllando l'avanzamento arti e mestieri. Ok, adesso le facciamo fare un bel... Ah, vedi che ce l'aveva il secondo cavalletto, ero sicura io. Dunque, mettiamolo a posto per benino. Ecco qui. E tu mi fai un bel dipinto di pittura figurativa. Tu invece mi fai un disegno, Gioia. Tu sei a posto, no? Sei a postissimo. Mi crei oggetti autunnali e la pistolina qui, vediamo i suoi progressi. I suoi progressi, lei deve andare a 5 sul movimento e ci siamo quasi. Immaginazione, pensiero, e allora studia le forme, piccolina. Dai, papà ti appena dovrebbe averti fatto le schede matematiche. E tu, Gioia, mi appena ti svegli, te ne vai a duellare con i vicini per gli ingredienti. Brava Maya, Flora, Maya, Tabita, Tabata. Allora, lei, ecco, è a 5 in movimento. Gioca un po' con le forme. Dove stai andando, amore? T'avevo detto. Ah, sta risalendo, piccina. Lui disegna il figurativo e alle 3:25 di mattina è un po' presto, per cui ci vediamo domani mattina.
Vediamo questa pittura figurativa. 721, oddio, non è una meraviglia, ma ripeto, ormai ce li possiamo tenere i suoi dipinti perché comunque, ecco qua, abbiamo un sacco di soldi e lui magari aprirà una galleria d'arte quando ne hanno tanti, tanti, tanti di soldini. Io direi che alle 5 e un quarto, intanto vediamo i bambini. La bambina ha dormito? No, amore, dormi, brava tesoro. E tu raccogli il distintivo. Raccogli il distintivo Arti e Mestieri e vai. E poi controlla comunque, vediamo quello che ci sono meno. Intanto dovrebbe donare qualcosa. Allora, ne ha 4. Ricambia, ecco, dai dei doni oppure esatto, informa. Ho capito come le svolgono i bambini. E avventure all'aperto. Questo ne ha 8 e 12. Amichevoli con un altro sim. Va bene, intanto dai un dono. Dai un dono in beneficenza e dai, no, il succo avariato, no, ma sì, dai, no, dai la luce notturna. Poi vediamo anche due immagini, è quello un problema, un motivo ispirato. E Tabita, adesso svegliati e vai a cercare qualche altro ingrediente attraverso i duelli, perché qua scava di nuovo. Intanto, poi mi scavi qui. Qui ci sono però i minerali, e osserva, pianta di prezzemolo, niente. Mi scavi dove ci sono le cose. Vediamo se le ciliegie ci sono, ma qualche ciliegia, raccogli ciliegie, perfetto, che era un ingrediente, perché qui tanto in serra anche durante fuori stagione è già il momento di vendere tutto, no? Ma adesso super vendita, ma facciamo sta super vendita. Però da mettere in frigo, vabbè, adesso poi riempirò anche il frigo di verdure, voglio vedere se c'ha verdure nel frigo, altre scelte, sì, ma dovrebbe averle lei, ne ha messe, sì, c'ha i pomodori, c'ha le carote, ce n'ha, ce n'ha. Per cui appena finito di raccogliere qui, mi viaggi, cara mia, viaggia, eccolo lì. Dov'è che va a raccogliere? Ah, va a raccogliere le ciliegie con la scopa, la razzo scopa. Raccogli ciliegie, così poi andiamo a fare qualche duello. Vediamo se ci arriva il salmone, morcubus, qualcosa del genere. Insomma, eccoci qua, la nostra famiglia preferita per i duelli. Bussa alla porta e sfida. A duello, chi è che può avere più ingredienti? Tutti e quattro qui sono abbastanza ricchi di ingredienti. Vediamo con lei come presentazione. Ma si conoscono anche con lei. Ciao Pep. Tutti così, eh? Si perdono le amicizie. Bisognerebbe frequentarle probabilmente di più. Buongiorno. Come va? Che ne direbbe di un meraviglioso duello per gli ingredienti, visto che me ne mancano pochi e mi mancano solo 3 pozioni da fare? Dai, facciamo sto duello, ma sì, facciamolo, via. Po, vai e facciamo sto duello per gli ingredienti. Ormai dovrebbe vincere lei, sulle persone, sugli altri incantatori che non siano saggi, dovrebbe vincere.
Vediamo. Zacchete, zacchete. Facciamo sta fotina qua. Ma sì. Sì, dai. Devi vincere. Pom pom pom. Forza. Vinci, gioia. Che belli colori dell'autunno. Come li hanno resi bene. A parte queste che sono sempre verdi. Ma ho fatto una foto a Brightchester dell'autunno, che è la fine del mondo. Ma no, ma come hai perso? Ma non ci posso credere. Ma no, dai, duella con lei allora, presentazione amichevole. Non è possibile che perde, certo che sei furiosa. Invoca il famiglio poi, magia, famigli, invochiamo Cenerella, che è l'araba fenice. Ciao Gioia, come stai? Ci conoscevamo già da tempo, ma sai come sono sti giochi qui, che si perdono le amicizie, che è una meraviglia. Prendiamo Cenerella. Eccola qua. E adesso sfida lei a duello. Cioè, non ci posso credere che mi perde i duelli. Ma che dai la pozione? Magia, duello magico. Duella per gli ingredienti. Vediamo di rimediarne almeno uno, ragazzi. Perché qui per ora di ingredienti non ne abbiamo abbastanza. Forza, dai, sì, voglio fare un duello. Dai. Vediamo se almeno con questa qui, ma io non mi capacito che lei non vinca il duello. Con i saggi ancora posso capire. Vediamo se la nostra Cenerella, il padrino Cenerella, che risorge dalle sue ceneri. Bello però, ragazzi, sto famiglio è stupendo. E qui la foto ci vuole perché c'è Cenerella che è meravigliosa. Sì, guardate i colori di questi alberi. Ma no, ma dai, ma anche con lei perdi, non ci credo. Oh, meno male. Allora, cosa hai vinto? Cosa ti dà? Una rana girasole, molto bene. Non so se ce l'avevamo già, però potrebbe essere che non ce l'avevamo. Ok, allora torna pure a casa e vediamo. Andiamo subito a vedere con quello che ha. Ah no, questa l'aveva già fatta, ma l'immortalità. Morcubus? Come fa a avere il Morcubus? Fai la pozione dell'immortalità, ma non capisco come faccia ad avere Morcubus. L'ha trovato che non me ne sono neanche accorta? C'ha le ciliegie, ok, gliele ho fatte raccogliere. C'ha il gurami che l'ha comprato là, ma Morcubus? Ma infatti non c'è Morcubus. Non c'è Morcubus. Come fa a comparirle Morcubus? Ah, forse è qua. Aprila, vediamo. Dopo che ha fatto la pozione capiremo. Quindi ne ha fatte 1, 2, 3, 4. Questa gliela devo. Merda. Questa gliela devo far rifare. 5, 6, 7, 8 di 15. Quindi gliene mancano 7. Di cui conosce le ricette, ma che non. E poi dopo. Che piccola, dove sei, amore? Tutta vestita così pesante. È solo autunno, qua d'inverno farà un freddo micidiale. Vediamo i colori, no, ma i colori di Brightchester sono fantastici. Allora, piccolina, dov'è che vai? Quanta fame ha, porpiscinin!
Allora, apri tesoro, prenditi un piatto di tourtellaine, no, ravioli vegetali, qui è vuoto, non ce ne sono altri? No, ma non c'è nient'altro da mangiare, santo cielo, bisogna che faccia un po' di delizie, mangia pasta primavera, è poca roba, ma ci sono gli hamburger? Ah, sì! Eccellente, vai, prendi una porzione di hamburger, amor mio, vai. E tu come va qui? Con la pozione per l'immortalità, vediamo se viene bene. Tabitha ha trovato Got Boy. Ah, sì, allora è lui. Oh, buona, è venuta molto bene. C'hai la pozione dell'immortalità, ragazzi. Qualunque cosa succeda, lei non muore. Puliscilo. No, ok. Allora, adesso vai giù e fai un po' di cibi perché qui siamo veramente a corto. Fai un po' di magia, incantesimi. Fai gran delizia, vai, e così li mettiamo un po' in frigo, se no non c'è niente da mangiare. Piccolina, stai mangiando tu, amore? Ma povera piccola! Qui me la portano via, me la portano via. Santo cielo, com'è messa male, ma non aveva dormito? Allora, facciamo gran delizia a profusione. Conta vita, dopodiché vi saluto. Sì, anche lei è messa malissimo. Gran delizia. Ok, poi fai di nuovo magia, incantesimi, gran delizia di nuovo. Tu poi prendi una porzione di questi qui. Sì, vabbè, carezza al gatto inesistente. Pum. Ok, un altro bel piatto di hamburger. Facciamoci un po' di scorta in frigo. Gran delizia di nuovo. Ancora asparagi. Vabbè, dai. Mettiamo in frigo, almeno c'è un po' di scorta nel frigorifero e prenditi una porzione. Ma adesso sistemo sta povera creatura che è messa malissimo e nel frattempo vi saluto. Anche oggi è stata una spasmodica ricerca di ingredienti ed è riuscita a trovarne parecchi. Ancora non mi spiego come il Morcubus sia arrivato nel suo inventario. Ciao a tutti, ciao ciao!